Benvenuti a Flash Campania con le principali notizie dalla nostra regione, subito dopo Flash Italia e Mondo con le notizie nazionali ed internazionali. In primo piano la pagina della cronaca, un'altra notizia che riguarda la violenza a Napoli perché un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato, ferito alla gola da due sconosciuti. Ha raccontato di essere stato avvicinato da due coetanei, ha cominciato una discussione, poi uno di loro ha estratto il coltello e lo ha ferito. Ricoverato in ospedale, le sue ferite non sono gravi. Indaga la polizia. I carabinieri hanno arrestato oggi Saverio Carandente, che è un attore, o meglio una comparsa, in una delle scene di Gomorra. Tra l'altro, questa scena è stata girata anche nel suo ristorante. Durante la perquisizione nel suo ristorante e nella sua abitazione, i carabinieri di Napoli hanno rinvenuto armi e droga, numerose munizioni. Tra le armi, una pistola, due fucili e anche numerose munizioni, dicevamo, calibro 9 e 38, oltre a 9 kg di hashish. Con provvedimento del Tribunale di riesame è stata scarcerata Cira Cipollaro, coinvolta nelle indagini sul duplice omicidio di Raffaele Cepparulo, presunto capo della banda dei Barburos del Rione Sanità e del 19enne Ciro Colonna, lo ricordiamo, un ragazzo innocente che si era trovato per caso sulla traiettoria dei proiettili mentre tentava di scappare dal circoletto di Ponticelli dove appunto è avvenuto l'agguato. La donna in questione era accusata anche lei del duplice omicidio perché aveva accompagnato i killer sul luogo dell'agguato. Il suo difensore, l'avvocato Giovanni Abet, parla di carenza di gravi indizi di colpevolezza. A Giuliano 7 colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la saracinesca di una nota pizzeria che si chiama L'Artigiana, che è finito nel mirino di ignoti. Intanto sono in corso indagini per identificare i responsabili, indagini da parte dei carabinieri di Giuliano. Sulla vicenda Auchan di Viardi, ne lo ricordiamo, si teme la perdita di posti di lavoro perché sono arrivate lettere di licenziamento. È intervenuta oggi il segretario generale della CISL, Anna Maria Furlani, ha detto sulla vicenda della chiusura di Via Argini, appunto, che è stata preannunciata per il prossimo 30 aprile della multinazionale francese. Siamo davanti all'ennesima situazione inaccettabile e vergognosa di un'impresa mordi e fuggi. C'è una notizia che riguarda Benevento e poi Salerno, perché ricordiamo siamo regionali, informazione regionale. A Benevento i carabinieri forestali, personale della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di scarichi diretti urbani non depurati nei fiumi Calore e Sabato. E quindi per inquinamento ambientale risultano indagati dei sindaci. Si tratta dei sindaci di Benevento, Airola, Limatola, Torre Cuso e Castelpoto. Secondo il GIP, che ha accolto la richiesta della Procura di Benevento, esiste un deterioramento significativo e misurabile dei fiumi nei tratti di interesse dei comuni. Il presidente della Regione De Luca a Salerno ha presenziato alla conferenza stampa sul cartellone del Teatro Verdi di Salerno. In quell'occasione ha parlato anche del Teatro San Carlo di Napoli e ha detto che senza il sostegno finanziario della Regione Campania chiuderebbe il Teatro San Carlo come il Teatro Verdi. Ha voluto ricordare appunto che vengono investite il 90% delle risorse, altrimenti ha ribadito il teatro chiuderebbe. E quindi siamo in chiusura. È tutto per le altre notizie nazionali ed internazionali. In linea Fabiana Luongo con Flash News Italia e Mondo. Arrivederci. Grazie Rossana, buonasera a tutti. Vediamo subito insieme allora le principali notizie dall'Italia e dal mondo. E cominciamo dal disastro aereo in Algeria di oltre 250 morti. Il bilancio delle vittime dell'incidente avvenuto questa mattina a sud-ovest di Algeri. Un aereo militare precipitato durante la fase di decollo da un'altezza di circa 300 metri. Testimoni oculari parlano di un incendio ad un motore. L'aereo di fabbricazione russa ha
adibito al trasporto di truppe era diretto a Bekaa, nel sud-ovest dell'Algeria. Il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate algerine ha ordinato l'istituzione di una commissione d'inchiesta sull'accaduto. Voltiamo pagina. Non si allenta la tensione tra Russia e Stati Uniti sulla Siria. Dopo l'attacco con il gas a Douma e le minacce di ritorsioni fatte dal presidente americano Trump, Mosca aveva annunciato l'intenzione di rispondere alle possibili azioni militari americane in Siria. Ma il presidente Trump, con un tweet, ha avvisato: tieniti pronta, Russia, perché stanno per arrivare i missili. Pronta la replica del Cremlino, che ha invitato Trump ad usare i missili contro i terroristi e non contro il governo di Damasco. Torniamo in Italia. Per i tafferugli di questa notte avvenuti nell'area del cantiere di Melendugno nel Salento, dove sono in corso i lavori del gasdotto TAP, tafferugli nel corso del quale 4 poliziotti sono rimasti leggermente feriti, è stato arrestato dalla polizia un attivista del movimento No TAP, colto in flagranza mentre incendiava un cassonetto di rifiuti. Dovrà rispondere di incendio aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Siamo alla politica. In attesa del nuovo giro di consultazioni con il capo dello Stato, che prenderanno il via domani, il leader della Lega Matteo Salvini oggi ha dichiarato: se non si trova un accordo per fare il governo a causa dei veti posti dai 5 Stelle, le vie sono solo due: o le elezioni, dove possiamo vincere da soli, o, come estrema ratio, ci facciamo carico noi di tutto. Chiudiamo con una notizia di turismo. Continua il boom per le città d'arte italiane, Matera e Napoli su tutte. Dal 2010 al 2017 Matera ha visto le presenze salire del 176%, mentre il capoluogo campano cresce del 91%. Si tratta di dati presentati in occasione del lancio della 22esima borsa del turismo delle 100 città d'arte. In 7 anni le presenze sono aumentate in tutte le città d'arte italiane del 22,8%, crescono anche musei e monumenti, che chiudono un anno da record. Nel 2017, infatti, per la prima volta è stato superato il tetto dei 50 milioni di visitatori. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.